azienda, perché con Domenico Costanzo e con Giovanni Veronesi, con i quali abbiamo scritto il film, e ci siamo divertiti a fare anche un personaggio atipico per quanto mi riguarda. Laddove erano delle signorinelle, questa Morgana è una manfana, come si dice in toscana, e per manfana intendo una... Ecco perché la scelta. Sì, no, allora, posso già dirlo, posso già cominciare a dire, sotto questa struttura molecolare pressoché perfetta si nasconde un incrocio tra Ceccherini, Maradona e non so, è quello del grande fratello che bestemmiò, che lo buttano un fuori. Perché è fantastica sotto questo punto di vista. Ma parli del personaggio di me? Di te che dice delle cose, la cosa bella della gatta è che non si piglia in giro, non si prende sul serio. E ieri l'altro si girava qui su un gommone, sotto il sole, era una scena particolarmente difficile, l'ho vista preoccupata, le ho detto oh, non ti preoccupare, stava così. Ho detto guarda Laura, la risolviamo, stai tranquillo. E lei ha detto testuali parole, no, sto pensando al lampadario di casa. Perché faceva parte di un gruppo di disperati che da 20 anni gioca a raccontare delle cose. L'ho tradotto manfana. Manfana in toscano è persona che non è iscritta all'Accademia della Crusca, diciamo. Una che arriva qua. L'equivalente? Una Iana! Così avete chiaramente delle domande da fare a me, alla signora Bocciolini. Ho scoperto che il marito non si chiama Bocci, ma si chiama Bocciolini. È caduto lì. Se avete delle domande. No, io non mi chiamo né Laura Pianti né Laura Bocciolini. Io mi chiamo Merendona, non so perché. Allora si apre una discussione, una profilo. Ieri, mentre di spalle si andava via in una scena, io sapevo già che la scena era conclusa, mi sono permesso, tanto sapevo che non sarebbe andato né, di mostrare a Ceccherini lei, di spalle, che era meravigliosa, un pochino più famoso, ho detto, bada che bella Merendona. Ma Merendona, come se gli avessi detto chiattona, culona. Perché è così. Ma non è così, ora si apre veramente un dibattito. Firenze, benvenga. Non aveva detto neanche Veronesi, nessuno. Non aveva detto neanche Veronesi, allora ho detto la cosa, perché di solito Veronesi le dice anche di peggio. Merendona è un bel panettone. Andiamo avanti. Certo. Giovane.